Sono Vivi Carabiani, ho 25 anni, sono una dei 35 vincitrici del concorso da segretario di delegazione in prova. Ho frequentato il corso presso l'ISPI nell'anno 2012-2013. Sono laureata all'Università Bocconi di Milano, dove ho frequentato sia il corso triennale di economia, sia la specialistica. La volontà di partecipare al concorso è nata da una mia esperienza, presso l'ambasciata di Buenos Aires, dove ho svolto un tirocinio e sono venuta a stretto contatto con i diplomatici e con l'ambiente dell'ambasciata. Il concorso diplomatico è un concorso notoriamente molto impegnativo, difficile, ma non per questo impossibile da superare. Credo che, come me, anche i miei 34 colleghi si siano impegnati duramente durante tutto l'anno e credo che siano delle persone con un approccio, che abbiano avuto un approccio al concorso a 360 gradi. Il concorso si suddivide diciamo, in tre fasi. La prima fase prevede un pretest durante il quale si affrontano delle domande multiple di logica e di attualità internazionale in lingua inglese e anche sulle tre materie base del concorso, che sono poi anche le tre materie che vengono portate agli iscritti. In particolare, storia delle relazioni internazionali dal 1815 ai giorni nostri, diritto internazionale che comprende anche diritto dell'Unione Europea e tutte le altre branche del diritto e economia. Successivamente, una volta che si è superato il pretest, si può finalmente sedere al concorso vero e proprio, il concorso scritto, che prevede 5 giorni durante i quali vengono affrontati 5 temi della durata variabile di 3 o 5 ore. I primi, solitamente, durante i primi giorni vengono affrontati temi riguardanti storia delle relazioni internazionali, diritto internazionale ed economia internazionale, che durano circa 5 ore, per poi passare agli esami gli altri 2 giorni di 3 ore l'uno, che riguardano la lingua inglese o la lingua scelta tra francese, tedesco e spagnolo. Una volta superata la prova scritta, si può finalmente accedere agli orali, che prevedono tuttavia, oltre alle 5 materie di base che già sono state affrontate durante il concorso scritto, anche delle materie aggiuntive che vanno da contabilità di Stato a geopolitica, attualità internazionale. La parte più difficile del concorso sono sicuramente i temi scritti, che richiedono innanzitutto una forte preparazione di base. Un pizzico di fortuna sicuramente, ma anche molta lucidità. Infatti, credo che ciò che ha premiato i vincitori sia stata anche la capacità di ragionare sulle domande alle quali non si poteva rispondere in maniera esaustiva. Quindi un ingrediente importantissimo per affrontare il concorso è sicuramente la capacità di ragionamento, la logicità di quello che si studia, di come si ragiona e soprattutto una fortissima lucidità al momento di affrontare le prove. Sono delle prove stancanti sicuramente perché si tratta di 5 giorni molto impegnativi in cui bisogna dare il massimo, bisogna essere sempre fortemente motivati e ricordare che l'obiettivo primario è giungere al coronamento del proprio sogno, che è appunto l'accesso alla carriera diplomatica. Per gli orali vale lo stesso ragionamento fatto per gli iscritti, ci vuole ancora determinazione, soprattutto perché alla fine del concorso scritto si inizia ad accusare la stanchezza, si inizia a non ricordare più quello che si è studiato in precedenza, e i temi sono sempre molto vasti, quindi anche per l'orale l'ingrediente principale per superare il concorso è essere determinati, usare le nozioni che sono apprese durante l'anno, studiare non solo dai libri, ma anche da tutto ciò, apprendere il più possibile da tutto ciò che ci circonda, guardando i telegiornali, leggendo, cercando di apprendere il più possibile e soprattutto cercare di essere determinati.